Salutare, bambini. Io essere Electric Abu. Io venire da altro pianeta. Sì, dal pianeta dei deficienti, ecco da dove vengo. Una volta uno youtuber famoso, diversi youtuber famosi in realtà, mi hanno confessato: per avere successo su YouTube devi essere un po' una prostituta. Devi dare alla gente ciò che la gente vuole. Suppongo che non avrò mai successo su YouTube. Ah, benvenuti bambini in un altro fantastico, magico episodio di una serie che non esiste. Quindi questo non è un episodio episodico, è più un video così, for fun, di un disegno, un minuto. In realtà è una serie, ora che ci penso, che semplicemente è morta 2 anni fa quando è nata. No? E oggi ho deciso di riportarla così, for very very fun. Questa volta però, anziché fare youtuber o personaggi o non lo so, faremo quello che avete scritto voi su Instagram. Non mi segui su Instagram? Questo è il mio nome su Instagram. Puh. Non hai schiacciato la campanella? Questa è la campanella, tu gli dai un bel cazzottone qui, puh. E ora che hai schiacciato la campanella, posso proseguire con lo sviluppo di questa idea altamente creativa. Il primo di voi è Raven slash Slayer, che suggerisce il nulla. Timer 1 minuto. Wow, sono stato bravissimo! Mi fate ridere, molti di voi scrivono: disegna la voglia di studiare. Naki Sakuna, ad esempio, suggerisce: i tuoi pensieri. Beh, i miei pensieri adesso sono ansia e oscurità, quindi è meglio non trasporli in un'immagine che possiamo vedere. È meglio non vedere cosa c'è qui dentro. È un suggerimento. Jojo con tutti i dettagli, sì, tua madre. Oddio, ti ho scritto in troppi. La prima guerra mondiale. Lo suggerisce Angelica.bella. Come ti chiami non lo so, perché Instagram non mi fa vedere tutto. Timer di 1 minuto? Metti a fuoco, mi nascondo. Ehi, autofocus, stupido scemo. 1 minuto? Sono qui? Sono qui? Grazie. Avvia ora. Oddio, l'ansia! La prima guerra mondiale era una guerra di logoramento. Di conseguenza c'erano le trincee. Questa è una trincea. Qui ci sono i sassi. Le trincee c'hanno quei bastoni con i fili spinati, vero? Sì, beh, sì, sono proprio quelli. Va bene, va bene. Allora, seguo il vostro suggerimento. Questi sono i fili spinati. Bli bli bli. Bli bli bli. Bli bli bli. E questa è una trincea. Quindi qui c'erano i signori che stavano tipo: oh mio Dio, ma spareremo mai a qualcuno? Non lo so, Frank. Che ne dici se giochiamo a uno? Poi uno si affaccia e gli sparano. E lui è felice perché gli hanno sparato, ovviamente. Ciu! Con il sangue. Ed è finito il tempo. Io ho fatto solo sta minchiata, pensa te. Quindi questa era la prima guerra mondiale, una guerra di logoramento dove tutti aspettavano in trincea l'opportunità di poter sparare finché uno, un fesso come Frank non si affacciava e secco. Te underscore tac underscore suggerisce: disegna l'abominio di Minecraft. Innanzitutto non era un abominio, ok? Era un bellissimo progetto di architettura contemporanea trasposto su Minecraft. Grazie. Avvia! Oddio, l'ansia! Perché mi mette ansia questa cosa? L'abominio di Minecraft sorgeva su una scogliera fichierrima, proprio così, ciun ciun ciun, c'erano anche dei bellissimi alberelli. Ciun ciun. Ormai dovrei essere un pro a disegnare Minecraft, lo disegno ovunque per tutti i clienti YouTubers. Ho fatto da poco la camera allo studio di Sasha con tutto Minecraft, una buona parte almeno. Sono alberello. Oddio, ci sto mettendo troppo a fare gli alberelli, 30 secondi, tua madre! Qui c'era il mare, e l'abominio non era altro che degli innesti di legno che si andavano a infilare, questo è tutto vetro, in un cubettone di vetro. Molto molto bello, molto architettonicamente parlando, molto moderno, molto d'accordo con i tempi che voi tutti conoscete perché siete tutti degli esperti in architettura come il sottoscritto, giusto? Ed è finito il tempo, ma io me lo rubo altro perché sono uno zozzo. E aveva anche un fantastico tetto giardino che era appunto necessario, secondo Le Corbusier, uno dei nomi di architetti più famosi nel XX secolo. Signori, un po' di cultura per voi. Tutti i personaggi di Jump Force, tua madre, il tuo cane con la tua faccia, propone Giudice Simone. Ok, non so che pillole tu abbia assunto per suggerire questo, ma ti accontenterò. 3, 2, 1, pim! Oddio, l'ansia. Quindi il mio cane, che ha delle zampe ovviamente, il mio cane. Bruttissime queste zampe, ma va bene così. Il mio cane ovviamente c'ha il pipo, una coda. Io ora ho la barba ovviamente. E voilà, mi avanzano anche 5 secondi, signori. 3,
2, 1. Lo so, anche voi vi starete chiedendo, però come fai ad avere una barba così magnifica, così davvero uomo? In realtà so già che molti di voi staranno scrivendo: rasati quella barba perché... Se volete vedere dei youtuber adulti che sembrano bambini, ci sono tanti altri canali. Come ho spiegato all'inizio, molto probabilmente io non avrò successo su YouTube, perché non mi vendo in quel modo, eh. Luca underscore 99 garba suggerisce una mano. Questa sfida si impone in modo terrificante, mi fa sudare l'idea di disegnare una mano. Tra 3, 2, 1, vai! Una mano! Se avete visto il tutorial della mano, ci sono tanti metodi per disegnare la mano, ma il mio preferito è quello di creare, no? Il sistema sotto la mano, delle ossa, eccetera, per capire, anche se ormai non ne ho sempre bisogno, perché sono discretamente bravino a disegnare le mani, signori. Me la cavo, devo dire. Oserei dire che è uno dei miei punti forti, infatti molto spesso ricevo complimenti del tipo: ehi, ma sei proprio bravo a disegnare queste mani. Io dico: sì, lo so, è che me le guardo spesso, cioè mi sveglio e metto a fissare le mie mani. Pensate un po'. Ma anche quelle degli sconosciuti, infatti molte volte ho rischiato di essere picchiato perché stavo a fissare le mani degli sconosciuti. Cioè, che cacchio hai da guardare, che hai delle bruttissime mani, e devo disegnare anche le mani quelle brutte, non per forza quelle belle, e voi siete appena caduti nel mio tranello. Tiè, è giusto in tempo anche, signori. Mamma mia, Peo, che troll che sei, che troll. Cioè, tanti lol, le mao lololz. E che io sono giovane come voi dentro, come voi giovani del web, o com'è che lo chiamate, il mondo del on the line, del come butta io, ehi, mi piace fare battute tra virgolette di come un padre, un vostro padre, cerca di approcciare voi giovani con il vostro, com'è che lo chiamate, webbo, internetto, social, Instagramma. Cosa essere Instagramma? È Satana? YouTube? Cos'è? Peccato? Simovento 590 suggerisce le mele più brutte di sempre. 3, 2, 1, vai! Le mele più brutte di sempre, secondo me, ovviamente devono avere dei piedi, devono portare un cappello, devono avere la barba, avere degli occhi scintillanti, che adesso vado a riempire con il trucco del Peo che ha impostato, perché è il numero uno, e delle mani bellissime, e mi sono appena accorto di aver disegnato me, quindi forse mi ritengo una persona brutta. Tra l'altro, 2, 1. Dazzina underscore ci propone di disegnare un cerbero. 3, 2, 1, via. A parte che un cerbero di per sé, no? Deve essere per forza un cane, dico io. Non è scontato un pochino fare sempre sto cane cattivo, che è sto cerbero che sta lì come guardia dell'inferno. Non lo so veramente la storia. Dovrei rileggere la Divina Commedia, ma come saprete, la Divina Commedia non è che si legga così in un pomeriggio. Non è che dici: ehi, oggi c'ho voglia di Divina Commedia, me la leggo. Così. Signori, voi continuate a leggere Harry Potter piuttosto che le robe serie. Adesso i commenti: Harry Potter, come osi insultare Harry Potter? Harry Potter è scritto da una persona stupida, lasciatemelo dire, che dà del nazista a destra e sinistra e poi... Ehi, ho finito il tempo! Dicevo, dà del nazista a destra e sinistra e poi esce fuori che lei vestiva a carnevale da Hitler. Vediamo un po'. Questo è il mio cerbero, signori. È un tacchino con tre teste, perché la verità è che ho un po' fame. E di sotto mi attende la fesa di tacchino, ricca di proteine e gioia. Maria underscore Victoria ci suggerisce Area 51. E da non molto tempo l'Area 51 per me è questo. Via! Lode al Naruto Runner che ci ha deliziato il giorno dell'invasione all'Area 51. Back out here live, we will have much more from the tiny community of Rachel Nevada at 6:30. Un eroe
eroe del web, come dite voi giovani. E io direi che per oggi è sufficiente questo video che magari vi ha allietato, che ha sostituito il Poketuber, che voi adesso starete dicendo: ma dov'è il Poketuber? È domenica, doveva uscire il Poketuber. Signori, io sto lavorando a un'animazione che mi sta prendendo la vita, che è lavoro, che è ben pagata, non come YouTube che mi tira i spicci. Potrei guadagnare di più letteralmente, non scherzo, accompagnando le persone dall'uscita del supermercato alla loro macchina, portando loro le buste della spesa. E non è uno scherzo. Quindi mi raccomando, signori, allora, e qui appariranno dei video, qui il tastone iscriviti, ma soprattutto un cazzottone alla campanella, signori. Questa campanella ha rotto le bip, lo so, ha rotto, però sta campanella va accesa. Perché? Perché se no YouTube se ne frega di dirvi: Peo, ha fatto uscire un nuovo video? No, no, no!